Giorgio De Lorefice, giornalista del Sole 24 Ore, esperto del settore. Oggi si è parlato delle tante iniziative che Soave sta portando avanti per promuovere le proprie aziende anche all'estero. Ecco, quali sono le iniziative promozionali che stanno dando i migliori risultati? Ho trovato interessante il fatto che sia stato spiegato che cosa Soave sta realmente facendo negli Stati Uniti, per esempio, anche perché sulla promozione ci sono molti investimenti. In Italia nel 2010 sono stati fatti circa 160 progetti per una spesa di oltre 80 milioni di euro, però poi concretamente ai media e poi al pubblico non arriva che cosa realmente viene fatto, le iniziative che sono messe in piedi. Oggi ho scoperto che c'è questa agenzia per il Soave in America di Gino Colangelo, che è un esperto di media americano, e ci ha mostrato che cosa materialmente sta mettendo in piedi, le iniziative che ha avviato sui social network, che mi sembrano molto importanti, anche le attività sui media, tutto intorno al brand Soave, che stanno già producendo dei risultati e sicuramente riuscirà in questo modo a coinvolgere la fetta di pubblico, per esempio dei giovani fra i 20 e i 35 anni, che sono quelli che il Soave forse non l'hanno mai conosciuto, perché quando era famoso in America loro ancora non erano nati.